Ragazzi, è il grande momento. È arrivato il mitico Santilli. Potrei sapere il motivo della mia convocazione? Sì, Filippo, innanzitutto ti volevo chiedere scusa se ogni tanto ti ho fatto degli scherzi. Anzi, ci tengo a precisare che ti ho sempre stimato moltissimo, sia come studente che come look. No, in realtà ti abbiamo fatto venire qui perché volevamo il tuo aiuto per la nostra preparazione agli esami. Sì, Santilli, chi meglio di te che navighi a vele spiegate verso un inevitabile 60? Ma che volete, che vi interrogo? Sì. Crudele però, eh? Come se fosse l'esame vero. D'accordo. Crudele. Sì, Santilli, però non troppo, sennò ci scoraggiamo. Tranquilli. Materia? Italiano? Dai, un jolly, va bene sia per lo scritto che per l'orale. Comincerei con un quesito elementare. Alla luce di quello che abbiamo studiato durante l'anno scolastico, secondo voi, quanto ha influito il giansenismo sulla morale manzoniana? Faccio la domanda di riserva? Aspetta, fammi pensare. Ma che la sai? Non so. Sì, la sai. Sì. Vabbè, un attimo, no. Dategli il tempo di pensare. Dai, allora rispondi. Com'era? Gianni... Sì, vedi, sì. Gianni Ghio. Prendi il vocabolario, quello giansenismo. Perché non lo posso sapere adesso. Ragazzi, la domanda è troppo bella. Andiamo a dire la verità, giansenismo non esiste. Notte prima degli esami, notte di polizia. Quella notte è andata così. Non ho baciato Claudia e non c'è stato il lieto fine. Eppure, me la ricorderò per sempre, perché era una notte speciale.